dopo aver fondato e contribuito a fondare con Walter Veltroni il Partito Democratico, averlo coordinato per un lungo periodo, averlo anche pensato, ideato, io quando Veltroni si è dimesso non me la sono sentita di riciclarmi immediatamente in un'altra fase politica. Ecco. Ho voluto dare un contributo alla mia comunità attraverso le idee, attraverso i libri. Poi però ho sentito l'esigenza di tornare in campo in maniera più diretta, ecco, perché ho sentito molto doloroso il distacco tra il Partito Democratico e la vita reale, la vita quotidiana, le persone. Questo distacco, può essere molto pericoloso, può essere fonte di un indebolimento della democrazia italiana, persino irreparabile. Sta facendo molto bene Renzi, ma non si governa solo da Palazzo Chigi, ci vuole una trasformazione che coinvolga anche la società, che coinvolga quella Italia reale che ho visto in questa campagna elettorale e che è molto dolente, ma anche capace di resistere, di guardare al futuro. Io sento la necessità che la politica torni a nutrirsi, della passione, e che possa ritornare a dare una speranza.